Ciao a tutti ragazzi, sono io Carlotta, Moltilibri, e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video vi parlerò di un videogioco, quindi sarà il primo video di una serie di recensioni su videogiochi. Sinceramente, il primo videogioco di cui mi sento di parlare è proprio questo, d'altronde uno che è stato davvero uno dei miei preferiti, il videogioco che è riuscito ad appassionarmi, oltretutto un videogioco che è stato un regalo di mio zio. Allora, mio zio, sì. Assolutamente, sono contentissima, mi fa sempre regali di videogiochi mio zio. Allora, il videogioco appunto in questione è Super Mario Galaxy. Per la Wii, ovviamente, perché io ho la Wii, quella nera, quella nuova, diciamo. Ovviamente non gioco rarissime volte al Nintendo, ma gioco principalmente alla Wii. Un sacco di volte alla Wii. Allora, innanzitutto, edito per, mi sembra edito per PAL qui Nintendo. Cioè praticamente io ho solo videogiochi di questa casa editrice, vediamo un po'. Mi sembra, sì. Si può giocare dai 3 anni in su ed è un videogioco, però secondo me ha dato davvero a tutti. È imbustato, come si può ben vedere. È imbustato. Ed infatti ci tengo molto ai miei videogiochi, francamente, quasi anche più che ai manga. No, beh. Però per i manga le bustine non le riesco a trovare, invece per i videogiochi le trovo sempre, infatti le prendo sempre. Allora, di cosa parla Super Mario Galaxy? Innanzitutto io ora ve lo toglierei un attimo da qui. Ecco, questa è la bustina. Faccio vedere. Allora. Questi sono tutti i fogli, foglietti, manuale di istruzione, eccetera. E questo qui è il videogioco. Allora, di cosa parla Mario Galaxy? Mario Galaxy, innanzitutto, non è il solito Mario, ovvero il solito Mario che generalmente è Mario Bros, che praticamente è stato, mi sembra, il primo Mario, uno dei primi videogiochi di Mario. Allora, Mario Galaxy parte dal presupposto che noi conosciamo già Mario, tutta la sua storia, tutti i personaggi. Ed infatti io lo consiglio più che altro a persone come me che hanno già giocato un sacco di volte a Mario Bros. Per Nintendo DS. Ora ovviamente non ci gioco più perché comunque, cioè, ora so tutto di Mario, di Luigi, di Peach, Bowser, eccetera. Quindi comunque ho deciso di giocarmi, dedicarmi a Mario Galaxy, che mi sembrava molto molto meglio, francamente. Ed infatti è così, Mario Galaxy è nettamente meglio di Mario Bros. Perché Mario Bros. Deve spiegare tutti, diciamo, tutti i personaggi che si conoscono, tipo la principessa Peach, mentre in Mario Galaxy parte dal presupposto che uno ha già giocato al gioco di Mario Bros. E quindi i personaggi non li presenta proprio. Il nemico si sa che è Bowser, la principessa salvare si sa che è Peach, l'eroe si sa che è Mario. E poi si sa che l'amico di Mario è Luigi. Poi c'è Yoshi, ci sono i vari funghi là malvagi, i fantasmini che in Mario si vedono molte volte. In questo però Mario Galaxy c'è qualcosa di particolare. Allora io vi presento innanzitutto, prima di parlare solo di questo Mario, anche Mario Galaxy 2. Mario Galaxy e Mario Galaxy 2. Prima Mario Galaxy. Mario Galaxy di cosa parla? Di parla praticamente sempre di Mario, solamente che Mario in questo videogioco diciamo, deve attraversare l'universo, ovvero nel suo mondo, diciamo, Peach è stata, la principessa Peach è stata di nuovo rapita da Bowser e da Bowser Junior. Da Bowser Junior, quindi Mario deve salvarla a tutti i costi. E la storia inizia proprio con lui che incontra una regina bellissima, dai capelli biondi, un vestito, una bacchetta magica, tutta illuminata, un vestito azzurro lungo, sembra una tunica, dagli occhi azzurri come il cielo di mattina, il mare, degli occhi paragonabili a non so che cosa. Questa donna è la regina di questi esserini qui, ne faccio vedere uno, questo qui, ovvero gli sfavillotti. Bene, gli sfavillotti sono esseri,
particolari. Gli sfavillotti sono in realtà esseri. Scusa, sto facendo un attimo cambio busta che mi trovo mai con la busta di Mario Galaxy 2. Gli sfavillotti sono esseri estremamente strambi. Hanno la forma di una goccia, ma possono volare come le stelle. Sono fatti di tutti i colori, ma hanno una coscienza. Benissimo, hanno una coscienza, appunto. Sembrano oggetti, ma in fin dei conti hanno davvero una propria coscienza. Mario, quindi, nel cappello di Mario, proprio noi vedremo che andrà. Questo sfavillotto mi sembra, o lo sfavillotto rosa, oppure proprio questo sfavillotto giallo, andrà nel cappello di Mario e andrà sempre lì, diciamo, si nasconderà sempre lì durante le missioni del nostro eroe, appunto, come è sempre stato il nostro protagonista Mario. E appunto loro inizieranno questa avventura. Mario avrà tutti i poteri, grazie a questo dello sfavillotto riuscirà magari a trasformarsi, ad avere varie trasformazioni. Tipo, una delle trasformazioni che francamente mi è piaciuta di più, oltre è stata quella di Mario che poteva volare o magari rimanere in aria per un salto per più tempo del solito, ma anche quella di Mario Fuoco, che mi sembra che c'era anche in uno degli ultimi livelli di Mario Bros. E quella di Mario Ghiaccio. Sono le trasformazioni che mi sono piaciute di più, perché sono magari secondo me le più utili, quelle con cui puoi attaccare i nemici con più facilità e puoi eliminarli anche nello stesso tempo con più facilità. Ora, i nemici sono nettamente più potenti di Mario Bros. Cioè, se voi vi basate sui nemici che c'erano in Mario Bros, tipo i funghetti che passavano a gruppi, che si sconfiggevano, sì, perché inizia Mario Bros, anche quelli sono difficili da sconfiggere. Per chi poi ci prende la mano, come ho fatto io col tempo con Mario Bros, poi con Mario Galaxy, cioè, per chi poi ci prende la mano, diciamo che in Mario Galaxy i funghetti, anche che passano a gruppi di centinaia, sono è il problema minore, perché in quel momento tu ti devi concentrare sui veri nemici. Tipo in Mario Bros noi vedevamo che i veri nemici, tipo, erano lo squaletto dentro l'acqua quando si nuotava nell'acqua, l'aria che finiva. No, cioè, qua è tutto diverso. I problemi qua, questi sono i problemi minori che uno deve affrontare, le ultime cose che uno può pensare di affrontare, perché innanzitutto in alcuni livelli troviamo una pianta gigantesca che ci attacca da una parte e dall'altra, è velocissima. Noi siamo lenti e nella maggior parte dei casi, cioè io avrò perso all'inizio con quella pianta malefica 5-6 volte, in un caso su 1000. Noi abbiamo la possibilità di vincere contro questi nemici e dobbiamo farlo anche bene, perché dopo un tot di vite, ma questo penso che si sappia già, dobbiamo ricominciare tutto dall'inizio. E quindi dobbiamo innanzitutto guadagnarci ovviamente più vite, più livelli di gioco magari. Avanzando nei livelli si acquistano più vite, eccetera. E non bisogna mai arrivare a game over, perché se si arriva a game over si inizia tutto da capo ed è lì davvero un problema. Ma la cosa bella è che Mario fa delle trasformazioni spettacolari. La grafica è altrettanto spettacolare. I personaggi sono molto divertenti perché comunque da un certo punto di vista sono davvero davvero belli. Le trasformazioni sono eccellenti. Il passaggio da un universo all'altro si fa con una stella arancione dentro una bolla sospesa in aria, generalmente dentro delle cupole che poi bisogna abbattere con tutto un procedimento particolare. Se state per esaurire l'energia in un livello, uccidete se trovate in giro qualche nemico, appunto come i funghi. Saltateci sopra la testa, diciamo che il modo di uccidere questi funghetti è sempre lo stesso di Mario Bros, quindi per chi ci ha giocato è molto semplice in questo Mario Galaxy. E da lì usciranno delle monete oppure delle astroschegge, dipende da che nemico eliminate. E così con delle monete ovviamente si acquista energia, mentre con le astroschegge
più si acquistano astroschegge, più è possibile parlare ed avere più informazioni molto molto utili, e credetemi, sono davvero utilissime, dagli sfavillotti, quelli ghiotti. Si chiamano proprio, mi sembra, sfavillotti ghiotti. Sono ghiotti comunque di astroschegge, voi tipo ne dovete avere 1300, dargliele tutte a lui e avere delle informazioni molto molto utili su magari qualcosa che vi interessa, dei nuovi nemici, come sconfiggerli, che cosa fare, diciamo. Queste sono le informazioni che più o meno vi dovrebbero dare questi sfavillotti, che si riconoscono per il fatto che sono proprio giganti, sono tipo di colori più caldi e molto molto tipo il rosa, l'arancione, molto molto grandi, sono giganti dal punto di vista delle dimensioni, cioè praticamente il quadruplo di questo sfavillotto, il quadruplo e il quintuplo di questo sfavillotto. Gli universi sono bellissimi davvero. E poi abbiamo i buchi neri, che sono praticamente i nemici principali di tutta la storia, perché se uno, tipo, c'è una galassia a crateri, per esempio, ci sono dei crateri che praticamente vanno dalla parte superiore a quella inferiore del pianeta, e che poi praticamente se tu cadi in un cratere sei finito, cadi proprio da tutto il pianeta, perché si presuppone appunto che, visto che non c'è gravità, però poi quando cadi da questi pianeti, sotto ogni pianeta, caso vuole che ci siano i nostri buchi neri, che io odio letteralmente i buchi neri, perché ogni volta che uno cade da un pianeta, comunque tipo il nostro Mario cade da un pianeta, che noi ovviamente siamo Mario, diciamo fra virgolette nel gioco, e chi cade nel buco nero perde una vita. Se hai 5 vite, cadi 5 volte nel buco nero e perdi tutte e 5 le tue vite. Ed è davvero, non piace, a me non piace molto questo fatto, ma per tutto il gioco saremo sospesi su un'astronave che si attiverà dopo un tot, perché ogni volta che sconfiggi un nemico hai o le superstelle, che sono delle stelle d'oro belle, quando tu ne conquisti una, e poi quando arrivi praticamente all'ultimo pianeta di quella galassia, dopo aver conquistato tutte le superstelle di quella galassia, quando arrivi all'ultimo pianeta devi conquistare la megastella. La megastella, che è una stella nettamente più grande, 3 volte, 4 volte più grande di una superstella. A quel punto mi sembra che quando hai conquistato le prime superstelle di una galassia e poi la megastella, sempre di questa galassia, quindi quando praticamente hai finito tutta la galassia in questione, alla fine proprio puoi attivare questa nave che viaggerà nell'universo, e così tu potrai visitare tantissime galassie. Ed infatti Mario sarà su questa astronave, questa era la cosa più importante che prima avevo dimenticato, assieme agli sfavillotti, e conoscerà anche una ragazza che narra ogni volta che lui, mi sembra, sconfigge un nemico, a parte che il motore, che sarebbe una sottospecie di sole, ogni volta che Mario conquista 2-3 megastelle, questo sole diventa prima da giallo, quindi una luce abbastanza opaca, poi arancione, poi rosso, rosso ardente, fino appunto a finire il gioco, in cui il sole sarà gigantesco e illuminerà assolutamente tutta l'astronave. Mario Galaxy, a mio parere, io sono arrivata all'ultimo livello, comunque Mario Galaxy, questo qui, a mio parere, è un gioco davvero davvero meraviglioso, nettamente meraviglioso a mio parere. Mario Galaxy, davvero, cioè non si può descrivere, è meraviglioso, io lo consiglio a tutti. Il prezzo mi sembra che è sui 15-20 euro, se non mi sbaglio lì. Poi, ora non me lo ricordo bene il prezzo, ma davvero prendetelo, perché è un gioco meraviglioso, cioè se mi credete è davvero un gioco meraviglioso. Si può giocare in due, se si prendono ovviamente tutte le comandi Wii, e ovviamente giocare insieme a un amico, boh. Poi dopo Mario Galaxy 1, ripeto, meraviglioso, voto 9, un 9 pieno mio voto. Ora passiamo a Mario Galaxy 2. Bene, Mario Galaxy 2, praticamente devo finire ancora Mario Galaxy, ma diciamo che ci ho anche appena iniziato a giocare. Mario Galaxy 2 è tutt'altra cosa. Sì, è carino, davvero è carino, perché ovviamente la grafica è altrettanto bella, magari ci sono personaggi diversi, trasformazioni un po' più, come dire, più valide anche nei vari livelli.
si giocherà anche per la maggior parte con Yoshi, a differenza dell'uno comunque. Ma Mario Galaxy 2 è solamente carino. Tu giochi, io ho iniziato a giocare ai primi livelli, nonostante debba ancora finire l'ultimo livello di Mario Galaxy, su Ultima Galassia se non erro. Però tu ci giochi e dici sì, è carino, perché no? È carino. Infatti anch'io dico è carino Mario Galaxy 2. Ma davvero mi ha deluso in maniera assurda. Cioè, io continuo a giocarci perché comunque l'ho comprato, ora sarebbe uno spreco. E non è brutto, è carino. Mario Galaxy 2 è carino, a mio parere. Ma sinceramente non vale la spesa. Cioè, voi finito Mario Galaxy 1, d'accordo. Se poi pensate che prendendo Mario Galaxy 2 potrete di nuovo divertirvi come l'1, come pensavo io, no. Se volete solamente un gioco carino così per passare il tempo dopo Mario Galaxy, allora potete anche prendere Mario Galaxy 2. Perché no? Non è certo schifoso né brutto. È carino, ma francamente mi ha molto molto delusa. Io ora ve lo prendo. Ve lo apro. Sì, il videogioco è dentro la Wii. Questi sono tutti i manuali di istruzioni, per cui c'è una specie di club Nintendo qui di Mario Galaxy, ma francamente non è che mi interessi più di tanto. E niente, mi ha deluso Mario Galaxy 2, almeno per adesso è stata una delusione. Carino, sì, ma niente di che. E niente, questa quindi è stata una recensione su Mario Galaxy. Mario Galaxy 1, questo qui meraviglioso, nettamente meraviglioso a mio parere. Voto per questo un 9 pieno per me, assolutamente. Voto Mario Galaxy 2, carino, è stata molto una delusione, mi ha molto delusa. Comunque Mario Galaxy 2 invece è carino, e voto, io direi un 6 e mezzo. Sì, 6 e mezzo, perché no? Ok, questa recensione è terminata, spero di essere stata chiara, concisa. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Multilibri, da me. Ciao a tutti ragazzi.